Torino, un caso unico nella storia dei giochi olimpici invernali. E questo il leitmotiv che ha accompagnato la seconda conferenza nell'ultima giornata del Salone del Libro 2016. L'evento, organizzato dalla Biblioteca della Regione, si è tenuto all'Arena Piemonte, dal tema «Valori ed eredità di un'Olimpiade». Sono intervenuti Paolo Viberti, giornalista, Giuseppe Vercelli, psicologo e psicoterapeuta, nonché docente di psicologia sociale e dello sport presso l'Università degli Studi di Torino, e Antonio Sacco, psicologo e psicoterapeuta. Testimonianze dirette, quelle vissute dai tre protagonisti dell'evento, che hanno raccontato come l'Olimpiade torinese, vista da dietro le quinte, abbia rappresentato un unicum. È cambiata tantissimo, è cambiata proprio nella percezione totale delle persone che la visitano. Hanno cominciato ad arrivare tante persone che hanno apprezzato la cultura centenaria di questa città. Quindi prima delle Olimpiadi questa città si svegliava alle 5 del mattino e si andava a dormire alle 9 di sera. Adesso è sempre viva, ci sono le notti bianche, ci sono eventi internazionali che non hanno nulla da invidiare alle grandi città americane o alle grandi città europee. E questo grazie alle scintille di passione che l'Olimpiade ha portato in tutti noi e sta ancora vivendo dopo 10 anni. Forse addirittura l'idea olimpica vive più in questi ultimi anni che nel momento in cui le Olimpiadi si sono svolte.